Ciao a tutti, lui è lui e lei Sophie, e insieme siamo in Mai contro te. Bentornati in un nostro gameplay e oggi ci troviamo nuovamente su Roblox. E guardate un po', siamo in questa stanza verde con tanti box colorati. Fa davvero tantissima paura, anche perché è circondata dall'immagine di Bounty, un cattivo veramente molto strano. E questa è una mappa parkour, cara carciofina. Dobbiamo cercare di attraversare tutta la mappa senza toccare il verde, perché il verde è l'acido e se finiamo lì abbiamo perso. Oh no. Fare questa tipologia di giochi piace tantissimo, quindi vado subito, inizio col percorso. Sì, ok, voglio proprio vedere cosa devi fare. E lui, senti, tu devi stare soltanto zitto e ammirare. Brava! Quanto sono brava. Ma sei bravissima. Lo so. Aspettavo. Credevo saresti caduta al primo secondo. Ah, guarda qui. Ce l'ho fatta. Intanto sono anche più avanti di te. Ragazzi, io dico così perché, come sapete, Sophie non è che sia proprio bravissima. Guarda che ti sento. Oh no. Sia proprio bravissima con i gameplay, ecco. Quindi vediamo un po' cosa sai fare adesso. Devi saltare le barre colorate. Questo qui è davvero semplicissimo. Guarda qui, dai. No! Ecco, vedo che lo sai fare proprio benissimo. Di solito nella vita reale, quando si inciampa in una barra, non succede nulla, mentre qui si deve ricominciare da capo. Continui a tornare indietro. Mi sa che ti devo fare vedere io come si fa. Allora, mi fa così. No! Va così e cade. Saltello. No! Lui, per favore, aspettami, non devi andare, ho tanta paura. Ciao Sophie, sei ancora là sotto. Io non voglio rimanere da sola con questo baldi. Dai, quindi, ti vengo per a prendere. Attento, devi soltanto aspettarmi. No! Ti sto venendo a prendere, guarda. Ma, sali sulle mie spalle. Ma va avanti e indietro. Ma si può fare? Dai, salta sopra ma di me. Ma non so farlo. Allora dai, ti aiuto. Devi fare un passo, un saltello. Vedi, è semplice. Un passo, un saltello. Ok. Di nuovo? Okay. Un passo, un saltello. Ok, questo qui è già il mio colore preferito. Vado. Dai, mancano pochissime sbarre da superare. Dai. Vado, dai, ok, nuovo, quella rosa. Nuovo, okay. Quella rosa, vado. Dai, brava, ok. Di nuovo. Ah, manca l'ultima. Ok, calma, perché ancora non hai detto nulla. Ti ricordo che il percorso è lunghissimo. Guardate qui, continua anche sopra e poi sopra e sopra. Io non so se hai visto cosa c'è sopra di noi. Sì, ho visto. C'è sempre questo Baldi che guarda, mamma mia, che inquietudine, con quegli occhi così che ti fissa. Già, adesso dobbiamo fare una cosa simile a quella di prima, solo che non ci sono barrette da saltare, ma cerchietti. Secondo me questo è più semplice, non credi? Eh sì, io vado velocissimo. Però tu sei troppo veloce, ma aspettami un attimo, non mi lasciare da sola con Baldi. Dai. Arrivo. Aspetta, sono caduto. Non mi immagino che cadere al penultimo. Vado. Ce la puoi fare, okay, bravissima. Yes, anche il terzo livello è stato superato. Sopra abbiamo questa barra bianca che si va riempiendo. Man mano andiamo superando il percorso. E adesso c'è qualcosa veramente di difficile. Questa specie di cubi da saltare. Ma come si fa a saltare su dei cubi che sono vuoti all'interno? Posso provare io. Saltello qua, saltello. Ma sei bravissimo. Ah, ma basta camminare. È semplicissimo. Basta camminare. Sì. Sembrava più difficile. Anche per me. Facilissimo, superato anche questo. Allora, continuiamo di qua. Ah, qui non basta Dove camminare. Dove sei finita? Pensavo bastasse camminare. Vai! Anche qui. No. Ma non cadere, non devi più camminare. Adesso devi saltare. Sì, lo so, va bene, salto. Dai, salta. Okay. Salta anche qui. Vai avanti. Okay. Sei proprio una professionista. Complimenti. Grazie. Devi fare l'ultimo saltello. E tu che pensavi che non ce l'avrei fatta? Ora non ci rimane che rifare questi cerchietti qui. Questo. Lui, però tu mi metti ansia. Con calma. Tanto non è che vinciamo la medaglia se arriviamo prima. Però almeno non rischiamo che Baldi ce ne ha a mangiare. Sì, ma tu se mi dici tutto il tempo: ehi, dai, sbrigati. A me viene l'ansia e cado nell'acido. Vuoi questo? No, non cadere. Con calma, anche canticchiando una canzone. Questa partita sarà una sfida. Mamma mia, si è messa anche a cantare adesso. Poi, questa partita non è finita. Silenzio, così sveglierai Baldi. Guarda, basta che ti concentri, fai dei saltellini coordinati e tutto il gioco è fatto. Anche questo livello è stato superato dalla sottoscritta. Direi che è veramente semplicissimo questa parte del percorso, quindi acceleriamo un pochettino. Forza Sophie, dai, saltella, corri. Vedi, appena hai detto forza Sophie, dai, acceleriamo, io sono caduta. È scientificamente provato che se lui mi mette ansia, io cado. Ma è difficile saltare in questi triangoli. Il parkour di una lumachina. Ma cosa ci posso fare che appena vedo un triangolo
mangono, mi viene in mente la pizza e poi mi viene fame. Qui è semplicissimo, basta camminare. Quindi seguimi. Io sto prendendo il percorso blu, tu quale colore scegli? Anch'io il blu. Certo, perché mi deve sempre copiare. Ma no, perché secondo me è quello più sicuro. No! E cos'è caduto? E allora forse arrivati qui bisogna passare nel percorso verde. Proviamo? Sì, sì, esatto. Quindi, ah sì, devo cambiare? Sì, arriva fino in fondo al blu e poi passi nel verde. Ok, adesso verde, verde, verde. Verde, verde, verde. Luigi, devi stare calmo. Che poi questo baldo mi ricorda un po' il signor S, no? Il signor S? Sì. E che c'entra? Mi mette ansia come lui. Ma il signor S noi non l'abbiamo mai visto in faccia, quindi magari non è così. Ma che c'entra? Non dico per l'aspetto estetico, per il fatto che mette molta inquietudine, ansia e spavento. Ma vi immaginate il signor S pelato con un pelo in testa? Chi lo sa, non abbiamo mai visto cosa c'è sotto il suo mantello. A questo punto, sinceramente, non è che ho ben capito cosa bisogna fare. Forse ci si deve arrampicare. Mi sono aggrappato. Sì, anch'io. Non ci credo. Sono più avanti di te. Per una volta. Ok, ok. Qui bisogna sempre saltellare, immagino, queste barrette. Dai. Ehi, ma perché è così difficile questa parte? Ok. Ok, bravissima. Dai. Nervosisco. Non ti devi nervosire, devi essere rilassata. Ma dove sei finita? Ah, faccio la prima barra e torno indietro perché cado. Ma queste barre di cosa sono fatte? Anche queste di acido, basta sfiorarle. Perché sono delle barre incandescenti. Ma perché? Lui, tu pensa al tuo gioco, grazie. Io ti sto pensando al mio gioco. È solo che mi sto un po' annoiando qui, che devo fare? Vai avanti. Magari vado avanti, controllo il percorso che sia tutto ok per te. Tanto io rimarrò qui per sempre perché non riesco ad andare avanti. Sono caduto io. Faccio tre barre e non riesco. Magari vieni da me ad aiutarmi. Sì, anche perché dopo ti aspettano queste specie di cubi. Non dirlo, non dirlo. Esatto, non vorrei dirtelo, ma non ce la farai mai. Un passetto. Aspetta, ci sono quasi lui. Manca l'ultima barra, per favore, non mettermi ansia, grazie. Passetto, l'ultimo passetto saltello, ti prego. Ok, sì, 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 sì. È veramente molto più faticoso del previsto. Proviamo quest'altro livello, vado. Cammino e saltello, sembra facile, no? Sì, dai, dai, dai. Ah! Dai, non ce la puoi fare, manca veramente sono l'ultimo passettino. Ok, sì. Okay. Bisogna trovare i quadrati corretti e non cadere nel fosso. Quindi, okay, segui me. Okay. Se io cado, io vado in quello rosso, se te cadi. E adesso provo in quello verde. Ok. Ok, adesso devi andare in quello blu. Blu, secondo te? Sì, sì, quello blu devi andare. Però potrebbe essere rosso. Secondo me è blu. Ok, okay, bravissima. E adesso verde o giallo? Io dico verde. Verde? Sì. Ok, brava. E stavolta okay, facciamo azzurro quindi. Adesso facciamo rosso. Rosso, oh, vai, sì. Provaci tu. No, no, vai avanti tu. No, 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 vai avanti, vai tu. Vai avanti tu, per favore. Facciamo carta, forbice, pietra. Carta, forbice, pietra. Carta, forbice, pietra. Sì, devo fare io. Sì, vai tu, vai tu. 3, 2, 1. Te lo batte, era non rosso. Non ci credo, rosso. Quindi io avrei perso, vabbè. Rimane quest'ultimo tratto con i rulli. Non sembra difficile, no. Secondo me basterà camminare un pochettino, saltellare, come al solito, ecco. Vado con calma. Sei fatta bravissima. La 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 la. Sì, grazie, però eccomi. Ecco, non l'ho fatto neanche in tempo a dirlo che è caduta. Non appena mi fanno un complimento, mi dicono che devo andare più veloce, io cado. Ma secondo te, una persona che si deve concentrare, saltare sopra dei rulli dove sotto c'è il vuoto? Quando cadi, bellissimo. Allora, ma ti non aiuto. Ci crederai, sono caduta così in basso che adesso devo rifare no, tutto. Non sei morta, sei caduta lì sotto. No, ma preferivo morire. Ciao. Ma non è giusto, è un'ingiustizia. Guarda, ti raggiungo un attimo, aspettami lì. No, devo okay, rifare tutto da capo. Ma dove vai lì al contrario, stai tornando indietro. Aspetta, sono salita sopra. Ok, ma io adesso sono sotto. Questo Baldi, adesso che sono sopra, mi fissa. Ma dove sei? Ah, sei lì, ti ho visto. C'è Baldi. Aspetta, ti raggiungo. Sono Cacciofina. Manca quest'ultimo no, no, tratto. No, non dire nulla, lui. Allora ti canto una canzone per farti concentrare. No, Sofì. Guarda che se si mette a piovere anche qui sul gioco. Il parkour. Ecco. Tu farai. Lui, sono caduta. Non cadrai. Sono caduta. Sto ricominciando da capo, per
anche il tempo di cantare una canzoncina. Non cantare. Mi sa tanto che questo tratto non ci riuscirai mai a farlo. Quindi direi che l'avventura di oggi si può concludere qua. Io ci riuscirò. Ragazzi, starò qui fino a sera, se sarà necessario, perché io supererò questo livello. Ce la farai. Ma comunque speriamo anche oggi di essere riusciti a strapparvi un sorriso. E adesso, se vi siete persi il video di ieri, cliccate qui davanti a me. Mentre vai a vedere un altro video divertentissimo, cliccate davanti a me. Noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao, ciao.